Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Come era ampiamente prevedibile, anche questa volta il VAR è stato protagonista ed è sceso in campo con la maglia dell'Inter sempre più diretta verso la seconda stella in un campionato palesemente falsato con un aiuto sistemico al club nero-azzurro. Guardate il video per intero e se anche voi siete stanchi di questo campionato falsato scrivete nei commenti sotto al video campionato falsato, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Nel primo tempo di Inter-Atalanta si sono sollevate polemiche riguardo a un gol annullato agli ospiti per un tocco di braccio. Questa partita, cruciale per la corsa allo scudetto e per la qualificazione in Champions League, sta concludendo il 21esimo turno della Serie A e con ogni probabilità l'intero campionato. Dopo il rinvio di un mese causato dallo stesso motivo che ha ritardato Sassuolo-Napoli, Inter-Atalanta sta finalmente concludendo la giornata di gennaio rimandata a causa della Supercoppa italiana. Partita fondamentale per lo scudetto, con l'Inter che potrebbe allungare a più 12, e anche per la corsa Champions, considerando il quinto posto dell'Atalanta e il sorpasso subito dal Bologna. Partita purtroppo falsata da un episodio controverso che avrebbe cambiato il corso della partita con gli orobici in vantaggio dopo solo 10 minuti. Al decimo minuto, De Ketelaere mette a segno un gol per l'Atalanta, sfruttando un errore di Aslani Bastoni che aveva permesso a Paschalić di tirare, con la risposta di Sommer. Il belga celebra il gol, ma i giocatori dell'Inter protestano per un presunto fallo di mano di Miranchuk. Colombo aspetta le comunicazioni dal VAR e poi va a controllare quanto accaduto. Dopo aver esaminato attentamente le immagini, l'arbitro decide di annullare il gol. Non è chiaro dalle riprese se Miranchuk abbia toccato il pallone con il braccio o se sia stato Bastoni a anticipare con il piede, tuttavia, guardando il replay, Colombo ha deciso senza esitazioni di considerare l'azione un fallo, e quindi di annullare il gol che avrebbe portato il punteggio sullo 0-1. Nell'intervento per prendere il pallone, Bastoni ha anche rischiato di causare un rigore, ma l'arbitro ha deciso diversamente. Se c'è stato un tocco da parte di Miranchuk, è stato praticamente impercettibile e ci è gamba tesa di Bastoni. Scandaloso. Cosa ne pensate? È la degna conclusione di questa farsa? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.